un'offerta ricchissima fatta di cinema, danza, musica, reading, un'offerta complessa che riguarderà tutti i quartieri della città, 80 spettacoli gratuiti finanziati dal comune a cui si aggiungono tutti gli appuntamenti organizzati dalle associazioni del territorio che noi promuoviamo, sponsorizziamo e premiamo per questa loro attività. Ed inoltre c'è il rapporto con le scuole, riprendiamo dopo tanto tempo il rapporto con la Fondazione Napoli 99 di Mirella Barra. Una cosa importante, quindi innovazione, tradizione in un'offerta davvero ricchissima che credo farà contenti i napoletani e i turisti. Tutte le arti in tutti i luoghi della città, in questa città policentrica, il tema fondamentale di questo maggio è l'aria, è l'altro elemento fondamentale. L'anno scorso abbiamo attraversato la terra attraverso muraria, con le mura, quest'anno ci rivolgiamo all'aria per uno sguardo dall'alto, per uno sguardo divergente che crea prospettive inedite. E dunque la danza è protagonista, ci saranno una serie di manifestazioni legate alla danza molto interessanti in vari luoghi della città, ci saranno alcune rassegne cinematografiche molto importanti dedicate a un regista straordinario come Wim Wenders, il cui Cielo sopra Berlino ha proprio rappresentato un modo inedito di guardare le città, e un altro omaggio importante a Capuano con una retrospettiva dei suoi film dopo lo straordinario, sensuale, insomma, è quasi commovente omaggio che Sorrentino ha voluto dedicare a questo maestro del cinema napoletano. All'interno del maggio, grazie agli sguardi divergenti e inediti che Capuano ha saputo restituire con la città. Una città da guardare con gli occhi all'insù. Dal 12 maggio al 4 giugno il tema della 29esima edizione del Maggio dei Monumenti è Napoli in vetta. Oltre 80 eventi ad ingresso gratuito per sottolineare la dimensione aerea, verticale della città e del suo patrimonio culturale, declinato attraverso itinerari storico-artistici, danza, teatro, concerti, film, reading e iniziative speciali. Una narrazione della città attraverso nuovi punti di vista sui prospetti dei monumenti, dal centro a Capodimonte a Posillipo, raccontando le altezze e i dislivelli della città e coinvolgendo anche le scuole. L'elenco completo è disponibile sul sito e sui profili ufficiali social del Comune di Napoli. Mettere in relazione i pezzi di città unendo luoghi che solitamente sono aperti o sono chiusi o aprono per l'occasione, come nel caso della Scala Santa di Van Vitelli dell'Università o del meraviglioso soffitto di Donna Romita o per l'ascesa che faremo verso la collina di Miradois, ma con l'idea di mettere proprio in connessione elementi che solitamente non vengono messi in relazione, quindi per raccontare storie, per capire come il patrimonio diffuso della città di Napoli può essere interpretato in un'enorme quantità di temi e di tematiche, in questa occasione alzando lo sguardo, cioè noi che siamo abituati spesso a camminare a testa bassa, in questo caso invece guardando il cielo, guardando particolari, guardando anche soffitti, raccontando quello che i soffitti possono raccontare, sia nelle loro fasi gloriose, sia anche nelle loro fasi drammatiche, perché vedremo anche di soffitti distrutti dalla guerra, quindi anche quello che dal cielo può cadere in certi momenti drammatici della storia dell'umanità. Sarà un maggio in vetta, come la città, come la squadra di calcio, come tutti i napoletani, un maggio molto ricco, tanti eventi che coinvolgeranno tutta la città, che toccheranno la musica, il teatro e poi ovviamente la visita di luoghi non noti, perché noi cerchiamo di far scoprire ai turisti e ai napoletani parti della città bellissime che però non sono tanto conosciute, ci sarà cinema, poi ci sarà anche una partecipazione molto ampia, un forte coinvolgimento delle scuole con la collaborazione con la Fondazione Napoli 99, riprendendo una tradizione che era una tradizione importante per questa città, e anche ovviamente abbiamo poi anche un programma un po' fringe con la partecipazione di tutte le associazioni che proporranno anche loro una serie di iniziative che saranno promosse al Comune di Napoli.